Bene, cominciamo questa diretta su Agape TV, la nostra pagina Facebook per i video della Chiesa Protestante Unita e per l'informazione di voce evangelica. Stasera parleremo della guerra civile che purtroppo ormai da alcune settimane è scoppiata in Etiopia e parleremo del Corno d'Africa. Ora siamo in attesa che alcuni utenti entrino, magari fra poco la nostra ospite Marta Torcini magari ci farà un'introduzione generale a quella che è anche la geografia e la storia dell'Etiopia, per dare un inquadramento generale, perché si parlerà di alcune regioni come il Tigray, magari molti non sanno neanche dove sono dentro Queste l'Africa, regioni, sì. queste regioni, e com'è la struttura politico-storica dell'Etiopia, Sì, sia nel passato che nella contemporaneità. Vi ricordo che per intervenire in diretta, per commenti, domande, messaggi, è possibile farlo tramite WhatsApp al numero 389-8858-211. Bene, Marta, intanto facci un inquadramento generale sulla geografia, sulla Marta. storia e le istituzioni dell'Etiopia. Vabbè, allora, intanto si può cominciare col dire che l'Etiopia è lo stato più grande del Corno d'Africa e confina con altri due stati molto importanti che sono l'Eritrea e la Somalia a oriente e a nord confina col Sudan e sono gli stati Il Sud Sudan Il Sud Sudan, che è diventato indipendente da pochi anni. indipendente da pochi anni, ed è una regione, diciamo, ecco, intanto una regione in cui siamo stati, l'Etiopia, per ben due volte come colonizzatori. Abbiamo fatto due tentativi di colonizzazione, uno alla fine dell'Ottocento e uno nel periodo del regime fascista negli anni 30. Dunque, cosa si può dire della storia? L'Etiopia Poi c'è anche intanto, Gibuti, vabbè, che è stata vabbè, colonia Gibuti che è lì in francese. mezzo però era francese, Però adesso è cioè, uno la stato ferrovia indipendente. Addis Abeba-Gibuti è sempre È stata uno snodo, l'unica ferrovia che c'è in anche Etiopia. perché l'Etiopia è uno stato che non ha uno Non ha lo sbocco sbocco sul al mare e non mare. ce l'ha da quando l'Eritrea è diventata indipendente negli anni 70, mi pare, È e cominciata, diciamo, la guerra. sì, la guerra con il Derg, dopo la fine della guerra contro il Derg, quindi no, più tardi, e è diventata indipendente e quindi gli sbocchi al mare sono stati tutti dell'Eritrea. Lì la colonizzazione italiana ha fatto la differenza, perché in Etiopia noi siamo stati occupanti per pochi anni, mentre No, l'Eritrea noi siamo in stati Eritrea e in Somalia siamo quasi stati un molti anni, sì, secolo. quasi un secolo in Eritrea e molti anni comunque anche in Somalia. Allora, diciamo che storicamente l'Etiopia è uno stato molto antico perché nasce all'incirca, diciamo, prima di Cristo. Con, delle, con la, la, il regno Aksumita. Il regno Aksumita è il regno che aveva base nella città di Aksum, che è una delle città più belle e più antiche del Tigray. Quindi nel nord, il Tigray è collocato a nord, nel nord dell'Etiopia. Ed è quello che ha i confini più grandi sia con l'Eritrea che con il Sud Sudan. Cioè la parte di confine dell'Etiopia che tocca questi due stati sono Il confini del Tigray. Tigray, sono il Tigray. Invece la regina di Saba del racconto biblico, La dove. regina di Saba era collocata ad Aksum, però diciamo che storicamente probabilmente era una regina yemenita in realtà.
l'Etiopia La è Bibbia sempre. parla di un regno che toccava anche il mare, Che quindi. toccava anche il mare, quindi può darsi che fosse, anche lo Yemen tocca il mare, però No, può no, no, darsi che fosse certo. diciamo, una situazione, dal punto di vista storico non si sa bene, dal punto di vista, diciamo, della tradizione etiopica era una regina axumita e quindi era una regina del regno di Axum. Quindi vi immaginate contemporanea di Salomone, perché la storia è che questa regina andò a trovare il re Salomone per conoscere questo re così saggio, la cui Quindi saggezza era diventata, poco era. prima, poco dopo il 1000 avanti Cristo. Sì, diciamo più o meno sì. Secondo poi Questo ogni comunque è storico. molto leggendario, diciamo Sì, che la storia. però è molto importante nella Nella tradizione etiopia. tradizione etiopica, la storia comincia in realtà, diciamo, un po' prima di Cristo, con questi regni axumiti, che nel 300 all'incirca dopo Cristo si convertirono al cristianesimo grazie a due missionari che andarono in Etiopia e convertirono la corte, convertirono il re. C'è E anche quindi. l'episodio nel Nuovo Testamento, no, di Filippo che battezza l'eunuco della regina Candace che sempre richiama Richiama l'Etiopia, l'Etiopia. ma l'Etiopia è citata anche nell'Antico Testamento. Quindi era uno stato in realtà che aveva contatti con gli stati vicini ed era già piuttosto evoluto. Se andate a vedere l'archeologia di questo paese, nel nord è ricchissima ed è molto bella. C'è la città di Hausen, ci sono le chiese scavate nella roccia, c'è il tempio di Iea, che era Ieha nel nord del Tigrai, che era un tempio pagano che risale all'incirca al 400-500 a.C. Quindi, insomma, è una zona molto bella. Quindi passiamo nella storia verso c'è cioè, l'incontro con l'Islam, una serie di Allora, nella conflitti storia religiosi c'è e poi uno stato. all'incirca alla metà del 500 c'è un tentativo dell'Islam quasi del tutto riuscito di invadere e islamizzare l'Etiopia. Chiaramente non era un paese né grande come quello che è adesso, né diciamo omogeneo dal punto di vista né religioso né culturale. Però E cosa neanche succede? politico. No, neanche politico, però diciamo dal punto di vista religioso forse il cristianesimo si era già diffuso molto. Il tentativo quasi riuscito, dico, perché gli etiopici chiesero aiuto ai portoghesi, i portoghesi mandarono un esercito e riuscirono a sconfiggere l'Islam. Da quell'epoca però. I rapporti con l'Islam non dico che si sono normalizzati perché a quell'epoca e per molti diversi secoli ancora ci sono state discriminazioni nei confronti dei musulmani e diversi problemi, ma non c'è mai stata una guerra di religione. Al Diciamo, da punto cinque che secoli c'è c'è una una pace pace religiosa, religiosa per cui che queste non due. significa assimilazione o No, contaminazione, sono delle assolutamente. comunità separate che però Che convivono. però convivono e convivono anche piuttosto bene perché non è raro andare in Etiopia e soprattutto nelle città vedere la moschea accanto alla chiesa. Cioè, non è veramente, non è raro ed è una cosa che succede con tranquillità. Quindi la Chiesa, che è la Chiesa Ortodossa di rito ortodossa copto. copto, quindi anche rispetto all'ortodossia che vediamo in Europa, è un'ortodossia diversa, è Sì. tendenzialmente monofisita, no, per Sì. dire un po' come i copti dell'Egitto, che però sono diventati poi minoranza davanti all'Islam In e origine, sono in anche in effetti, una fase abbastanza difficile in in questo momento. origine, in effetti, il patriarca dell'Etiopia era il patriarca di Alessandria d'Egitto. Poi le cose sono cambiate, adesso l'Etiopia ha un patriarca suo che governa le chiese ortodosse del paese. Il paese
così come lo vediamo oggi, si è praticamente realizzato. Dunque, intanto è stato governato da imperatori che non andavano per successione di padre in figlio, ma era un ras, cioè un nobile fra i nobili etiopici che si era distinto per E poi erano quasi battaglie. tutti parenti, cugini. Sì, ma no, non necessariamente perché erano anche di etnie diverse, erano di comunità diverse. Però è stato diciamo, era un ras che si distingueva fra gli altri, che veniva scelto come imperatore e non aveva in generale una capitale, ma aveva diciamo, aveva una capitale itinerante. Quindi se dobbiamo fare un raffronto che è sempre assai discutibile, più vicino a quello che era il sacro romano imperatore che aveva tutti i suoi vassalli Sì, e che il diciamo, cui però. titolo era più altro che altro nominale. Sì, però qui era molto meno nominale di quello che non si immagini, nel senso che c'era un reale. Ed elettivo, Sì, quindi. però c'era un reale potere. Quindi alla morte di un imperatore c'era sempre, diciamo, una lotta di successione più o meno cruenta o Sì, più o meno cruenta incruenta, perché era una e questione di emergeva contro. uno Emergeva dei un feudatari. personaggio, esatto, emergeva uno di queste persone. Qualche volta veniva scelto dal ras e veniva scelto il successore, qualche volta era il figlio, cioè c'è stata tutta una serie di variabili in questa, però sempre con questa linea No, voglio generale. essere, diciamo, preciso perché anche durante negli anni 30, la guerra d'Abissinia, l'Etiopia è stata descritta dagli italiani in un certo modo, anche per motivi Propagandistici. propagandistici di Certo. autogiustificazione, ovvero che la capitale era dei bui tempi medievali, il resto dell'Etiopia era ancora nei tempi barbarici, cioè proprio Allora, il diciamo che era che è. un paese comunque povero, però in realtà era un paese con una civiltà profondamente diversa dalla nostra, però era una civiltà E non importante c'è neanche la scusa di convertire l'infedele perché no, uno dei primi, assolutamente. insieme all'Armenia, è uno dei primi paesi ufficialmente cristiani, Credo che prima sia il dell'impero. primo paese cristiano dell'Africa subsahariana, quindi nel 300 d.C., per cui si capisce, era un cristianesimo imposto dall'alto perché fu convertita la corte di Aksum Ma e questo poi. successe anche in Armenia, di fatto. Sì. Anche un qualche decennio prima, ma perché poi lo Ecco. usava così per imporre una fede monoteistica contro tutti i vari culti locali pieni Sì, di perché divinità poi riosa, ci doveva diciamo essere, che e è quello che poi è successo in gran parte, soprattutto nelle campagne, anche nell'impero romano, perché Certo. poi il cristianesimo aveva attecchito nelle grosse E poi sono città. rimaste tracce del paganesimo, basti pensare alle feste patronali da noi. Spesso le feste patronali hanno delle componenti Il culto dei pagane santi in evidentissime. Etiopia, il culto dei santi anche nella Chiesa cattolica romana, diciamo, forse ricicla Sì, questa cosa. Questo comunque è perché, una essendo questione noi proprio una di. testata e un canale religioso, ebbene, anche perché poi nell'attuale congiuntura, quando si parlerà del primo ministro Abiy, le differenze religiose Certo, comunque hanno una loro hanno un rilevanza. loro ruolo. Allora, diciamo una cosa fondamentale in questo momento. Cominciamo a dire che l'Etiopia, come la conosciamo oggi, nelle sue dimensioni e nella sua struttura sociopolitica, è nata circa alla metà dell'Ottocento con l'imperatore Tewodros, questo imperatore che conquistò, partendo dal nord dell'Etiopia, quindi proprio dal Tigrai, conquistò tutti i territori che oggi formano l'Etiopia e nel corso del tempo questo stato, più che uno stato unitario, è stato diciamo, era uno stato sotto l'imperatore, ma con delle evidenti identità etniche. Infatti, attualmente quante sono le entità etniche in Etiopia? Ah, Un'ottantina di un'ottantina. identità etniche con altrettanti linguaggi, culture e diciamo tradizioni del Alcuni paese. sono, insomma, come gli Oromo, di cui fa Vabbè, parte gli l'Abi, Oromo è la comunità più ampia.
Gli Amara sono la comunità che ha dato quasi sempre l'imperatore all'Etiopia, cioè l'imperatore che La emergeva ed famosa è. dinastia Salomonide. Sì, perché poi decisero gli imperatori, questa fu una cosa, diciamo, decisamente fatta ad hoc, di stabilire che l'imperatore, chiunque fosse che veniva nominato, era discendente di Salomone. E della Questo regina di e Saba. della regina di Saba. Questo è stato una cosa che è. E anche per esempio quando sono arrivati ad Haile Selassie è stato lo stesso discorso. Haile Selassie era della dinastia salomonica. Infatti lo stendardo delle Selassie anche durante la guerra dell'Abissinia era il leone di Giuda, Il leone di quindi Giuda, con chiari esatto. riferimenti Brici biblici. a Israele, eccetera. No, per dire, quindi gli Oromo hanno diversi milioni di aderenti, ci sono invece etnie che magari hanno poche migliaia, poche decine di Sì, e migliaia. infatti che sono etnie che sono riunite. C'è per esempio uno stato federato del sud dell'Etiopia che si chiama, ora non mi viene, però insomma, popoli e nazioni. Si chiama proprio Popoli e Nazioni, perché lì sono riunite le etnie più piccole, Comunque, che stanno in quell'area e sono originarie di con gli quell'area, eh. ultimi imperatori, Theodosius e poi Menelik e poi Haile Selassie, insomma, c'è questa autorità centrale che c'è, Sì. però c'è anche, diciamo, un rapporto vassallatico con i ras Con i locali. ras locali, per cui praticamente i ras restavano a governare le varie etnie. Con Haile Selassie ci sono stati dei cambiamenti, perché Haile Selassie prima di tutto tentò di liberarsi di questa nobiltà dei ras facendo emergere una classe di borghesi, burocrati, intellettuali. Che gli fossero più fedeli. E poi perché, tenendo conto di questa tradizione di cambiamenti nella scelta e questo modo di scegliere l'imperatore, con la sua seconda costituzione tentò in tutti i modi di garantire la successione al figlio. In realtà poi non c'è riuscito perché intervenne il Derg con il colpo di Stato. E Haile Selassie fu allontanato, no, morì proprio, Morì morì e lì e c'è non il si sa bene. Poi sospetto. c'è il sospetto che l'abbiano avvelenato, c'è tutta una serie di storie sulla morte di Haile Selassie che ancora la storia non ha reso proprio chiarissime, anche perché non è facile andare là, indagare sui documenti, cercare le cose, è un lavoro No, molto no, certo, delicato. però il Derg che era anche a livello geopolitico vicino All'Unione all'Unione Sovietica. Sovietica. Il Derg è stato, diciamo, ha governato l'Etiopia con pugno di ferro, al solito, e anche con stragi, di popolazione. È famosa il bombardamento del mercato di Autzen, che è una cittadina nel nord dell'Etiopia, in Tigray, dove al mercato furono uccisi donne, bambini e vecchi. Fece bombardare il mercato perché c'era già il conflitto Oppure anche delle importanti carestie anche negli anni negli 80, anni 80, anche che sotto. minarono anche il consenso popolare verso il Certo. regime del Derg. Dopodiché il Derg ha E come perso. etnia il Derg era gestito in prevalenza da quale etnia? Non lo so, questo non ve lo so dire, non lo so proprio. Però so che a quell'epoca chi Perché comunque combatté. i tigrini, nonostante siano una minoranza, hanno lungamente governato l'Etiopia. Perché? Perché i tigrini furono quelli che misero in piedi la guerra civile contro il Derg, che è durata parecchi anni. E misero in piedi questa guerra civile contro il Derg insieme il TPLF, Tigray People Liberation Front, che Che ritorna ora. ritorna ora, e insieme all'Eritrea, Eritrean People Liberation Front. Furono alleati i tigrini e gli eritrei nel combattere, l'Eritrea era ancora un territorio dell'Etiopia, nel combattere il Derg. Che Il Derg diciamo, sì.
se l'era annessa per, come risarcimento dell'occupazione italiana, E il derg fondamentalmente. fu fatto cadere nel 1992, mi pare, non mi ricordo esattamente, comunque 91, 91, perché ecco, più o cominciò meno. subito di fatto con la presa del potere del Derg nel 74. Nel 74 e perse il potere, quindi nel 74 fu diciamo detronizzato a Haile Selassie. Nel 91 fu cacciato il derg. Dopo una guerra civile durata moltissimi anni, E infatti nel maggio del cominciò 91, quasi subito la guerra nel maggio civile del 91 ci fu anche la dichiarazione di indipendenza dell'Eritrea. dell'Eritrea, che poi fu riconosciuta successivamente, ma che comunque ottenne, sì, lo ottenne nel 92 o 93 proprio dall'Etiopia, perché c'erano questi legami di amicizia fra Etiopia e Eritrea proprio perché avevano combattuto insieme contro il Derg. E quindi l'Etiopia fu disponibile, poi ci fu un referendum sotto l'egida delle Nazioni Unite per stabilire se l'Eritrea voleva essere indipendente o restare con E l'Etiopia. va Gli anche eritrei scelsero l'indipendenza. sottolineato che l'Eritrea era supportata dagli Stati Uniti, Sì, mentre dalla l'Etiopia, Cina, dal Sudan, sì, mentre l'Etiopia l'Etiopia era era l'Unione dall'Unione Sovietica, Sovietica. Cuba e altri paesi del blocco. Dopodiché, però, con i tigrini al governo, diciamo che i tigrini, allora, hanno governato per quasi 30 anni. Il primo ministro che ho conosciuto io era Meles Zenawi, che ora è morto. Però era, diciamo, non credo che abbia governato per tutto il tempo, cominciò con qualcun altro. E in tutto questo periodo, Ecco, Meles ha governato dal 91 al 95, ecco, quindi. cioè come presidente del governo di transizione, Fronte Sì, Popolare Liberazione del però Tigre. poi è stato primo ministro dal 2001, quando c'ero io c'era sempre Meles Zenawi ed è rimasto fino al, io sono Primo rimasta lì ministro fino al dal 2006. 95 al 2012. Ecco, appunto, quindi c'è Finché di sempre fatto non stato è lui. morto, è morto a Bruxelles, Sì, a credo, dove è andato a curarsi. curarsi, sì. Allora, Quindi un potere abbastanza molto lungo, esteso. abbastanza esteso, molto lungo. Quindi dal Diciamo 91 al che, 2012. insomma, i tigrini hanno governato questo paese anche loro con pugno di ferro, bisogna dirlo, perché non era certo, nonostante le elezioni periodiche, non era certo un regime nel quale ci fosse libertà. Io ricordo incontri con alcuni esponenti del governo, non solo del governo del Tigray, ma anche dove io ho vissuto 3 anni, ma anche del governo nazionale, e li ho sempre considerati persone abbastanza, devo essere sincera, pericolose da prendere con le molle. Però era gente molto colta, avevano spesso studiato all'estero. E gente anche molto e molto determinata, chiaramente. Hanno governato l'Etiopia per fino al 2018 e hanno cosa hanno fatto di positivo, secondo me? Anche se ufficialmente, perché ora qui la scheda delle elezioni parlamentari 2015 che ancora esprimono l'attuale Parlamento etiope, in cui il Fronte di Liberazione del Tigre era in blocco insieme ai de Democratici e Popolo Oromo, dove Sì, ora Abiy ha sparigliato. ma la cosa importante da Però dire qui. ufficialmente avevamo preso premio di maggioranza che era 500 seggi su 546 Quindi era tutto e praticamente. Sì, era una. praticamente il resto era il Partito Democratico dei Somali, Sì, era altre cose erano tecniche. poche cose. Quindi l'ho detto, era una dittatura sostanziale, anche se formalmente era il pugno di ferro nel guanto di velluto. Ecco, diciamo così, volendo dare un'immagine. Sì, ufficialmente Fronte Democratico Rivoluzionario e Popolo Etiope, dove c'erano sia gli Oromo che
che Tigrini è un si ispira a un socialismo democratico, Sì, però però ti dà c'era. 5 milioni Allora, di iscritti, le tra cose che l'altro. fecero loro furono due importanti. Intanto distribuirono la terra ai contadini. Questo l'aveva già fatto il DERG, ma loro hanno fatto una redistribuzione Questo cercando, dice come les sì, con Meles, sì, meles. cercando di, diciamo, di garantire ai contadini un appezzamento di terra, alle famiglie contadine, un appezzamento di terra che consentisse di vivere. Però di fatto non è che ci sono molto riusciti. L'altra cosa importante invece a livello diciamo di organizzazione, di forma dello Stato, è stato quello di mantenere uno Stato, di formalizzare l'esistenza di uno Stato federale. Perché? Perché lo Stato federale ha consentito alle singole etnie di mantenere autonomia, di avere proprie costituzioni, propri presidenti e propri parlamenti Locali. locali. Per cui ogni etnia aveva il suo presidente, il suo territorio ovviamente, che era il territorio dello Stato federato alla Federazione Etiope, aveva il suo territorio, il suo presidente, il suo parlamento, le sue strutture giudiziarie. Quindi un'organizzazione di tipo federale che fino a quel momento rispettava diciamo, rispettava le identità etniche. Badate che l'identità etnica in Etiopia è una cosa molto importante, Cioè, perché non è una cosa folcloristica come può no, essere a volte in Europa. no, assolutamente no, è qualcosa che fa parte dell'identità dell'individuo. E si trasmette ai figli per linea maschile. Quindi, se il padre è oromo, cioè ci sono i matrimoni fra le persone di varie etnie, però se il padre è oromo, i figli sono oromo. Se il padre è Quindi si amara, autodefiniscono come, anche se la madre è tigrina. tigrina, quello che vuoi. Il padre è amara, i figli sono amara. C'è un'identità culturale reale dietro l'etnia. Ecco, qui appunto il Fronte Democratico Rivoluzionario che ha governato con Meles e che ha retto almeno fino all'attuale primo ministro, Sì. era appunto, diciamo, un contenitore dove c'erano i principali partiti etnici, no? C'era quello del Fronte di Liberazione del Tigrai, Sì. c'era il Movimento Democratico Nazionale degli Amara, c'erano gli Oromo e c'erano il Movimento Democratico Popoli del Sud dell'Etiopia. Certo. L'attuale primo ministro sembra aver rotto questa coalizione Allora, il di problema governo. dell'attuale primo ministro, il problema, diciamo, dal punto di vista personale, di individuo, è che Abiy ed è stato per questo applaudito da tutta la comunità internazionale, ma secondo me sbagliando, e sbagliando di molto, si è messo in testa di creare uno Stato nazionale unitario per fare dell'Etiopia uno Stato. Quindi eliminando Il particolarismo, i diciamo. particolarismi. E questo va contro tutta la Questo storia va contro la millenaria storia dell'Etiopia. perché, tant'è vero che ci sono, progredendo su questa strada, ha creato il cosiddetto Partito della Prosperità. Allora, questo nome Questo ora ci quando. arriviamo dopo. Prima però Ecco. facciamo una visione. Una visione generale. No, Allora, visione generale geopolitica del ruolo dell'Etiopia, cioè quali sono gli attori internazionali che giocano in Etiopia? questo è molto Perché ci sono gli importante. attori del Corno Allora, d'Africa, gli attori del resto dell'Africa, gli attori del Medio Oriente e quelli Abiy che delle cosa ha grandi fatto? potenze che poi sono Stati Uniti e Cina. Allora, lui che cosa ha fatto? Ha cercato di superare il particolarismo etnico. È chiaro che se uno pensa anche solo alla storia dell'Europa, detto questi, l'ha detto lui, questi confronti sono sempre azzardati, però l'unità d'Italia è stata fatta in più di 100 anni. L'unità della Germania, e ci è voluto anche lì parecchio
parecchie centinaia d'anni. La Germania è rimasta E tuttora fatta uno di Stato principati federato, e tuttora è uno Stato federale. dove c'è una Camera Da direttamente noi, se eletta, ci la Camera pensate, certo, federale. da noi, se ci pensate, ci sono i tentativi di autonomia, fino dopo la Seconda Guerra Mondiale ci sono stati tentativi quasi secessionisti, E anche ora e anche l'autonomia ora le differenziata. autonomie differenziate, tutte queste storie qua. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che dove c'è una forte identità locale, e nel caso dell'Etiopia una forte identità etnica, bisogna stare molto attenti. L'obiettivo di uno Stato unitario è un bellissimo obiettivo, però deve essere gestito con molta pazienza e molta lentezza. E non è neanche detto che la storia deve andare Necessariamente necessariamente in in quel quella senso. direzione. Se pensiamo agli Stati Uniti, gli Stati Uniti cosa sono se non uno Stato federale? Cioè, e forse negli Stati Uniti ci sono meno ragioni per avere una federazione, o forse ce ne sono altrettante, non lo so, però di sicuro uno Stato federale non è nulla di male, nulla di sbagliato. Abiy vuole invece fare uno Stato nazionale unitario. E in questo tentativo è partito un po' come un carro armato, è partito in Sì, maniera ma questo riguarda molto. sempre la politica interna dell'Etiopia. Allora. Quello che volevo chiedere era le interconnessioni con gli Emirati Arabi, l'Arabia Saudita, la Allora, le Cina, cioè interconnessioni sono queste. quali sono gli attori internazionali che condizionano la La politica politica etiope. etiope. Allora, la politica etiope di fatto Dando per scontato che è. l'Italia invece non è più da molti No, da anni un molti anni non attore. ha più un attore, no, non è più un attore credibile, o comunque non ha più un grande rilievo. Bisogna dire che lì ci sono. C'è stato durante il periodo del Derg l'Unione Sovietica, È questo che ha chiaramente. finanziato l'Etiopia, che l'ha aiutata in tutti i modi possibili. Con Meles sono entrati nel gioco anche gli Stati Uniti e poi la Cina. La Cina soprattutto per motivi economici, tant'è vero che in Etiopia quello che c'è è quasi tutto costruito o fatto dai cinesi. Basti Cioè pensare, quello che diciamo in epoca più in epoca recente, perché poi recente. ci sono ancora le strade che hanno costruito l'Italia. Bene, però l'aeroporto di Macallè, per esempio, è stato costruito dai cinesi. Le strade che Non in hanno. maniera ottimale, secondo molti. No, assolutamente, anche perché, per esempio, l'aeroporto di Macallè e le strade per arrivarci le ha costruite un'impresa cinese che fabbricava armi e che si è riconvertita per l'occasione a impresa di costruzioni, quindi non è che ha fatto proprio il lavoro più bello del mondo. Tant'è vero che le strade. Cioè, lo diciamo noi italiani che sappiamo che io ho visto le strade costruite dagli italiani negli anni 30, sono ancora strade in perfette condizioni. Ora non lo so cosa saranno E perché con questo la guerra. detto, credo, da una persona che non ha nessuna nostalgia colonialista. Per carità È un di dato di Dio, fatto, per però, carità, è un dato di che le fatto. È un strade dato di fatte dagli fatto. italiani sono Erano ancora fatte bene. messe abbastanza bene, mentre Sì. quelle più recenti fatti da attori Beh, come la Cina, no. dopo 6 mesi la strada fra Macallè e il suo aeroporto aveva già le buche, perché non avevano fatto bene la base e la sottobase della strada Quindi prima la di Cina è un metterci. attore Insomma, importante a livello la Cina è economico. un attore importantissimo perché compra, perché vince gli appalti, perché costruisce. Anche la famosa diga su delle sorgenti del Nilo, La no? Che è un famosa causa di disputa con il Sudan e l'Egitto. diga. Il grande Ethiopian Renaissance Dam in inglese è stata finanziata in gran parte dalla Cina, la quale ovviamente non ha tirato fuori soldi per così, li ha tirati fuori perché poi c'ha un ritorno. Molte cose l'ha costruita la Ma è Cina, solo qualcosa. un. Qualcosa bisogna dire, continuano a fare le imprese italiane, tipo la Salini, per esempio. Però, Ma insomma. questo interventismo economico ha anche riflessi nella politica interna dell'Etiopia, oppure i cinesi preferiscono restare molto sullo I sfondo? cinesi restano abbastanza sullo sfondo, ma guardano molto al.
a quello che viene in termini economici. In effetti, per esempio, in questa situazione ora di guerra civile c'è coinvolta l'Eritrea, corre rischi la Somalia, c'è coinvolto il Sudan, c'è coinvolto l'Egitto, ma è diciamo di lato anche la Turchia, ma la Cina se ne sta abbastanza a guardare. L'America di Trump ha sostenuto il tentativo di Abiy di unificare il paese, di creare Questo questo forse Stato non è perché nazionale. sia la Cina che gli Stati Uniti, sia a livello politico che economico, preferiscono avere un unico interlocutore ad Addis Abeba invece che poi dover contrattare anche e soprattutto con gli stati locali, perché. Ma allora, in parte sì, in parte no. Comunque diciamo che agli Stati Uniti in particolare l'Etiopia interessa come, o interessava come elemento di stabilità dell'area e per la sua posizione strategica per la sua guerra contro il fondamentalismo islamico e Questo contro il terrorismo senz'altro. islamico, perché l'Etiopia è in una posizione particolare, insomma. Ed è in una Quindi la posizione grande così. liga, quanto ci ha investito la Cina? Non so se Allora, tu l'hai su già 5 detto. miliardi di dollari che costa, no, non l'ho detto, che sono circa il 17% del prodotto interno lordo dell'Etiopia, quindi un mare di Ecco, denaro. l'Etiopia ha circa 100 milioni di abitanti, Sì, quindi circa 100 milioni di ecco. abitanti. La Cina ci ha investito per 4 quinti all'incirca, quindi circa 4 miliardi. 4 miliardi e 2, insomma, Sì, qualcosa del 4,2, genere. qualcosa del genere, insomma, i 4 quinti del costo di questa Ma tanto diga. per dire, 100 milioni di abitanti sono l'Italia con la Spagna, il Portogallo e la Grecia. Ecco. Sì. Beh, l'Etiopia è Grande grande, parte dell'Unione Europea e i paesi mediterranei. l'Etiopia è grande quasi quanto l'Europa, insomma, eh. Quindi la superficie dell'Etiopia è un paese Anche i molto testi grande. fascisti dicevano. Quindi abbiamo qualcuno anche, diciamo, da Sì. collezione, che dicevano che l'impero, cioè l'Abissinia, Sì. era circa 3 o 4 volte l'Italia, Sì, ma infatti è un paese come. molto grande. E Molto infatti grande. anche il colonizzatore italiano non ha avuto mai un pieno controllo di No, quella che voleva no. essere la Anche colonia. perché devo dire che gli etiopici hanno un grandissimo orgoglio nazionale, questo indipendentemente dalle etnie. Cioè, loro si sentono parte dell'Etiopia, hanno un grande orgoglio nazionale. E grazie al loro orgoglio, al loro coraggio, alla loro determinazione, ci hanno combattuti e sconfitti alla fine dell'Ottocento, la famosa battaglia di Adua. E anche negli anni 30 c'è stata la guerriglia, la lotta, quella è stata solo un'occupazione, non Cioè, in effetti una. gli italiani hanno occupato Addis Abeba, Asmara, alcune principali città, ma gran Sì. parte delle campagne erano di fatto ancora sotto il controllo Sotto controllo delle varie bande, RAS e Federale delle varie Liberatore. bande di ribelli, giustamente, cioè era il Ma loro territorio e combattevano. con la caduta del Negus, ora non è sta a noi qui ora fare una disamina, per esempio, delle Selassie, che ha fatto anche un sacco di errori, ha mantenuto la del Sì, selvaggio. Però non è mantenuto la schiavitù, mancato, ha non mantenuto la è schiavitù. selvaggio, quindi la Sì. schiavitù e i Sì. servi della gleba, quindi Sì, paese c'erano. che ancora negli anni 60 era molto arretrato. Molto Però non è arretrato. mancato, senza più il Negus, una forte figura centrale che aveva anche appunto per il popolo, anche per i più umili, Ma senti, diciamo una figura anche mistico-religiosa, perché questo te lo poi. posso dire sotto l'aspetto, diciamo, per quello che ho visto io. Vivendo lì ho visto che c'erano delle nostalgie per l'imperatore, ma erano, diciamo, le ho viste nella comunità italiana. Nostalgie per l'imperatore. Paradossalmente. Paradossalmente, ma no, non tanto paradossalmente, perché se si pensa che quando nel 41 gli inglesi ci mandarono via dall'Etiopia in guerra, ci sconfissero Fecero anche un sacco di prigionieri. e riportarono il Negus ad Addis Abeba,
Mi raccontavano gli italiani che vivono lì stabilmente da decenni e praticamente ci sono quasi nati, Poi ci sono anche alcuni misti da sì, madre etiope, eccetera, padre italiano. eccetera. Mi raccontavano che il Negus aveva nascosto nei suoi palazzi, nascosti agli inglesi che lo avevano rimesso sul trono, 1500 famiglie di imprenditori italiani. Perché lui contava su queste persone per ricostruire l'economia. Quindi non è, diciamo, tanto strano che gli italiani abbiano una certa nostalgia per il Negus, ma Però diciamo. qualche nostalgia c'è anche in alcuni atteggiamenti, che però mi sembrano più atteggiamenti nazionalistici che nostalgici del Negus. Però Cioè, questa. effettivamente manca una figura unificante che vada anche oltre le varie etnie. Manca sicuramente. Allora, Abiy poteva diventare una figura unificante, aveva fatto la pace con l'Eritrea e questo era un punto importante, però su questa Poi pace, parleremo anche di quella pace, degli ecco, aspetti degli chiaroscuri. C'è aspetti oscuri di che ci sono su questa anche una pace che, domanda che è arrivata qui su ecco. WhatsApp e poi leggiamo, ma quello che volevo dire è che ormai l'Italia da fine anni 80 e inizio anni 90 non è più neanche un attore No, economico di no, propria, a parte la addirittura. Salini e alcune imprese. No, addirittura mi dicevano che l'ambasciata italiana ad Addis Abeba è considerata una sede un po' punitiva. Ora io non lo so perché non è che sono addentro alle questioni diplomatiche, Sì, però la però sensazione la non è sensazione che non la è che Farnesina la consideri no, 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 una una priorità, priorità, ecco. assolutamente no, insomma, no, proprio no. Diciamo che noi, al contrario di quello che hanno fatto gli inglesi e i francesi, noi con le nostre ex colonie non abbiamo ottenuto un atteggiamento, poi è chiaro che magari i francesi l'hanno fatto il franco africano e sfruttano gli africani col franco africano, l'hanno fatto per motivi economici, l'hanno fatto però per esempio ad Addis Abeba c'è un istituto francese dove si impara il francese, c'è invece l'istituto di cultura italiana che non ha aperto nessuna scuola per insegnare l'italiano, almeno quando c'ero io non c'era. Ora non lo so, ma E non tra credo. l'altro ora in Eritrea è stata chiusa una scuola di lingua È italiana. stata chiusa la scuola superiore, il liceo, che ogni anno diplomava 1500 ragazzi eritrei Che potevano essere anche la classe dirigente. ed era una scuola di altissimo livello, ma è stata chiusa perché non è stato in nessun modo, un po' perché l'Eritrea ha preso degli atteggiamenti prende le distanze, un po' perché di fatto gli italiani non se ne sono mai interessati, insomma. Noi potremmo, io ho un po' insegnato in scuole, in piccole scuole private, un pochino l'italiano agli etiopi, a Macallè, quando ero a Macallè. Devo dire che l'interesse ci sarebbe stato perché ora noi si dice gli italiani brava gente, non è vero, lo sappiamo, sono Abbiamo state usato fatte i delle gas nervini, hanno abbiamo. gaso il gas nervino, hanno fatto Sì, di ma tutto gli italiani vediamo. come qualsiasi altro colonizzatore. Però Per riportare un po' diciamo, nella carreggiata sì. la questione, è chiaro che la questione lingua italiana, istituti di cultura è una questione importante e d'altronde il governo italiano negli ultimi 20-30 anni ha tagliato anche in molti altri Sì, molti posti, altri quindi anni, non è sì, solo una certo. questione. Ma il ritiro dell'influenza politico-economica dell'Italia ha avuto effetti destabilizzanti sul Corno d'Africa negli ultimi 30 anni? Perché, per esempio, nella Somalia il ritiro delle truppe italiane, il ritiro, ha avuto effetti Ma secondo me devastanti. sì, perché per esempio la pace che è stata fatta da Isaias, primo ministro eritreo, con Abiy, poteva essere, ma molti anni prima, sponsorizzata dall'Italia. L'Italia in fondo era stata il colonizzatore di tutti e due questi paesi e in qualche modo poteva proporsi come mediatore. Anche perché l'Italia a quell'epoca ancora investiva qualcosa in questi paesi. Quindi. Ora, noi abbiamo, io purtroppo ti devo anche interrompere perché il nostro tempo è poco e anche la batteria del cellulare è poca. Due parole, due su, diciamo,
sui paesi del Medio Oriente, in Etiopia, cioè soprattutto l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi. Allora, queste cose si possono capire da alcune informazioni che io ho trovato sulla situazione, come intervengono nella situazione attuale, su questa guerra civile, gli attori esterni. Prima di tutto, gli Emirati Arabi Uniti hanno obiettivi economici sulla costa del Mar Rosso. Ora, la costa del Mar Rosso, teniamo presente che è diciamo, è quella da un lato e dall'altro che fiancheggia il canale di Suez. Quindi, sulla costa del Mar Rosso, che cosa fa? Investe in porti eritrei. Da Assab sono partiti, Assab che è un porto sul Mar Rosso in Eritrea, sono partiti Che è stata droni. la prima Sì, colonia nostra, Sabra, sì. l'abbiamo Ecco, comprata. sono partiti droni forniti dagli, pare forniti dagli Emirati Arabi, questo ve lo do per pare, non so con certezza, che hanno colpito il Tigray. Quindi c'è evidentemente qualche interesse a fare una cosa del genere, se no non è che. L'Eritrea da quando, diciamo dalla fine degli anni 90, ha sempre avuto grossi contrasti con i tigrini. E quindi Che sono i dirimpettai. sono E i dirimpettai diretti. quindi Quindi, questa ecco, conflittualità sta entrando ora sta entrando nell'attuale, ora. per passare. Ora c'è una Perché? domanda che ti volevo leggere così. Sì. Come valutate, questo ce la scrive Gabriele Sbrana, che è un nostro Sì, collaboratore e si occupa anche lui di di Africa, come Africa. valutate un'eventuale internazionalizzazione del conflitto? L'attacco ad Asmara operato dal TPLF, o presunto attacco, insomma, è un sentore importante. Non solo sono stati lanciati attacchi missilistici anche in alcune città situate nella regione di Amhara. Se guardiamo oltre i confini dell'Etiopia, vediamo una Somalia con uno stato perennemente fallito, un Sudan già sotto pressione per l'afflusso di profughi che scappano da combattimenti, la stessa Etiopia in preda a forze centrifughe. Allora, io vorrei rispondere a Gabriele, dicendogli che ho trovato queste informazioni, le ho trovate proprio stasera, che segnalano come l'Etiopia, quindi il governo nazionale etiopico, programmasse da tempo un attacco al Tigray e i missili mandati dai tigrini sugli aeroporti eritrei sono stati la risposta a attacchi dell'Eritrea nei confronti del Tigray. Del Tigray. Sono in realtà sono, ora io sto guardando qui in inglese e non riesco Sì, a tradurre. comunque la situazione è Comunque la che situazione l'Eritrea è entrata a piedi uniti, come si dice nel gergo Esatto, è calcistico. entrata a piedi uniti e ci sono truppe eritree che combattono con le truppe federali contro il Contro il Tigray. governo regionale del Tigray. Come vedo la situazione si, se l'Etiopia si destabilizza, lì succede un macello. La Somalia, per esempio, l'Etiopia era un. La Somalia ha un governo che non controlla neanche Che non Mogadiscio. controlla neanche Mogadiscio, e questo governo era appoggiato dall'Etiopia per cercare di rimettere unità in Somalia. Si era in realtà siamo C'era anche andati un corpo di spedizione etiope in etiope Somalia in che ora è stato Somalia, richiamato che proprio ora per sta. mandarlo in In Tigray. realtà la situazione è in Somalia non si è creata nessuna situazione stabile, Anche perché perché siamo gli etiopi ancora. non sono visti molto bene. Ma aspetta, però fammi Sì. finire. Perché ancora se c'è incertezza fra le esigenze locali, chiaramente, che sono esigenze dei vari signori della guerra, dominatori, eccetera, con il fondamentalismo islamico che domina parecchie situazioni,
Ci sono le corti islamiche in alcuni Il territori. ritiro delle truppe etiopi per mandarle in Tigrai comporta la disgregazione anche di quello che era stato fatto finora. Quindi Ecco. sicuramente non ci sarà un buon risultato. Passiamo da B, perché la prossima domanda è su promuovere per la pace da B, e su questo accordo di pace riguardo la pace fra l'Eritrea e l'Etiopia. Qui sempre Gabriele ci dice: vorrei concentrarmi su un aspetto ben preciso, sebbene sia sempre un problema approcciarsi alle cose col senno di poi. Nel 2010 a Barack Obama fu conferito il Nobel della Pace, poi attaccò la Siria, rischiando seriamente di scatenare un conflitto in grado di estendersi ben oltre i confini siriani. L'abbiamo visto tutti, ancora non c'è pace in Siria, anche se No, no, è stato i un nostri macello. telegiornali sono pieni di Covid, ma ancora in Insomma, Siria sì. non è proprio. Lo scorso anno ad Abiy è stato conferito lo stesso riconoscimento, per una pace stretta con l'Eritrea da risvolti un po' oscuri. Non è mai stata Esatto. organizzata una conferenza stampa fra autorità etiopi ed eritree, per esempio. Certo, non solo, ma non andarono neppure Questa alla pace riunione dell'Unione africana, Africana, che i due ha la capi di sede Stato, subito centrale, dopo aver firmato bisogna questo ricordare che l'Unione africana ha la sede centrale ad Addis atto. Addis Abeba, Abeba, infatti. e con risvolto prettamente antitigrino, almeno Sì, Gabriele sì. vede questa pace con uno risvolto antitigrino. Infatti. Fammi finire la domanda. Allora vi chiedo: è giusto conferire il premio Nobel per la pace a un capo di Stato? La mia risposta personalmente è no, non lo è mai. O un capo di Allora, governo. io Ricordiamoci anche sono del precedente di Mikhail Gorbaciov, il cui certo. premio Nobel per la pace non contribuì Allora, certo a renderlo più stabile no. Io politicamente. sono d'accordo con Gabriele perché questo accordo con l'Eritrea in effetti manifesta oggi i suoi reali intenti. Perché se le truppe, la prima domanda che qualcuno si fece quando cominciarono i combattimenti il 4 di novembre fu: ma possibile che l'Etiopia spari sul Tigray, una regione al confine con l'Eritrea, senza avvisarla? Allora, Evidentemente stava evidentemente, avvisata. non solo era stata avvisata, ma probabilmente questo attacco, come dice questa fonte, che è una fonte etiopica, che scrive da Addis Abeba, è un professore di Addis Abeba che scrive queste cose, ed è sul sito Eritrea Hub. Per tre hub in inglese. Vabbè, non lo .org. so. Sì, È il però professore, ora per non. ecco, no, è che scrive queste cose, ci dice che questo attacco al Tigray era stato ampiamente programmato da Addis Abeba mesi prima, era stato preparato e Quindi il quindi sospetto che ci sia un accordo fra Isaias e Abiy, e cioè fra il Abiy capo per dell'Eritrea, demolire per demolire l'autonomia del Tigray, l'autonomia del Tigray, è un sospetto più che più che fondato e più che fondato. legittimo. L'Unione Africana è subito scesa in campo e ha inviato tre emissari di rilievo in Etiopia, accolti piuttosto freddamente da Abiy e impossibilitati a intrattenere colloqui con le autorità tigrine. Infatti in Tigray non c'è più internet, non c'è più Il telefono, è telefono, stato niente. isolato il Noi Tigray. non riusciamo, mia figlia non riesce a mettersi in contatto con la sua famiglia, che è a Alcuni Makallè. altri capi di Stato, fra cui Museveni, stanno spingendo per una soluzione il più possibile pacifica e di risparmiare un bagno di sangue alla città di Makallè. Abiy fa orecchie da mercante. Secondo il vostro parere, Abiy punterà al totale annientamento dei TPLF, cioè il Fronte Popolare di Sì. Liberazione del Tigray, o si fermerà un attimo prima e scenderà più miti consigli? Abiy rischia di meccarsi l'uccisione di migliaia di civili. E su questo ti chiedo, tu stasera se hai consultato Il il sito sito dell'Agenzia per i Rifugiati delle Nazioni Unite. dell'Alto Ci sono Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. 40.000 rifugiati nel Sud Sudan, etiopi, che hanno quindi passato il confine e si sono rifugiati là, e c'è 1 milione di persone, tenete presente che il Tigray ha 6 milioni di abitanti, c'è circa 1 milione di persone che è dislocata, dispersa nel Tigray, che rimane in Tigray ma Fuori sta dalle cercando case. di sfuggire e quindi fuori dalle case, fuori dalle loro situazioni e quindi di fatto profughi, fuggiaschi. Allora,
Cosa penso di Abi? Allora, Abi, qui c'è da dire una cosa, Ecco, allora, facciamo, sulla... diciamo, l'ultimo pochi minuti, parliamo di questa figura, che Allora... anche a livello religioso, per esempio, Abi Allora... non è né musulmano e neanche copto, è No, un pentecostale. pentecostale, è un pentecostale che alcuni osservatori che l'hanno conosciuto personalmente ci hanno parlato, dicono che parla come se fosse ispirato da Dio. Beh, Abi è uno che sostiene la teologia della prosperità, che è Infatti ha quella chiamato il suo partito Partito della in cui Prosperità. vorrebbe, Non è diciamo, un caso. conglobare tutti gli arabi. E Conglobare tutti per i suoi. probabilmente quando ha capito che il fronte di liberazione del Tigrai non era d'accordo, ha fatto questo accordo con l'Eritrea anche per distruggerlo. Allora, lui cosa ha fatto? Ha tentato di riunire in un unico partito, di fatto, tutti nel suo partito, il Partito della Prosperità, tutti i partiti federali, i partiti su base etnica. Sembra che da principio molti abbiano detto di sì, tranne i tigrini. Che cosa sta succedendo però adesso? Che persino gli Oromo e una parte degli Amara sono suoi avversari perché hanno capito che questa unificazione non è una unificazione nel rispetto delle specificità, ma è un tentativo di appiattimento. Hanno proprio detto così. E quindi di violazione di tutte le autonomie. Violazione di tutte le autonomie e quindi una cancellazione delle identità per, praticamente per una questione di potere Quindi sua. sta perdendo consenso anche nella sua etnia e Sta nelle altre E principali nelle altre, etnie. ha fatto arrestare anche il capo del partito Oromo di opposizione, l'ha messo in galera, insomma, è uno della sua etnia, però gli si oppone proprio per questi motivi. Questa teologia della prosperità. Quindi per E lui si sente, siccome cui. la teologia della prosperità dice che il favore divino è manifestato attraverso il successo, il successo, il Diciamo che massimo successo che lui ha avuto è stato diventare primo ministro dell'Etiopia. è una degenerazione, diciamo, di un certo calvinismo che possiamo vedere anche in. Certo. Però è ancora molto minoritario come sensibilità religiosa in Sì, Etiopia. però no, in Etiopia è minoritario, anche se sono molto attivi questi gruppi Aggressivi, ecco. aggressivi. E anche io ho assistito una volta, e alla fine vi racconto questo episodio, tanto per dire chi sono queste persone. Una volta a Macallè è stato chiesto, c'era ancora il governo tigrino a livello nazionale, c'era Meles a governare l'Etiopia, chiesero lo stadio per parlare di un problema gravissimo in Africa e gravissimo anche in Etiopia, purtroppo, il problema della diffusione dell'HIV. Gli fu concesso. Lo stadio si riempì perché la gente, il governo tigrino, una delle cose buone che ha fatto è stato quello di sensibilizzare la popolazione, parità delle donne. Le donne sono cresciute anche con tutti i limiti, con tutte le opposizioni, con tutto quello che ci poteva essere di freno da parte del governo dittatoriale, però la pianificazione familiare, La prevenzione l'evoluzione malattie delle sessuali, donne, trasmissione sessuale. l'educazione, l'istruzione anche delle bambine. Io ho visto ad Addis Abeba manifesti giganteschi messi dallo Stato: le bambine sono la metà del mondo, devono essere Beh, concludi istruite. questo Cioè, aneddoto. Questo allora, stadio era pieno. era pieno e loro cosa hanno cominciato? Hanno cominciato a parlare e non hanno parlato affatto dell'HIV, hanno cominciato a leggere le scritture e a fare propaganda religiosa. Le scritture promoto domo Certo, sua, pro domo sua, evidentemente, per però diciamo. e questo vi dice il carattere di questa gente, dei tigrini in particolare. La gente si è ribellata, ha abbandonato lo stadio e poi ci sono stati 3 giorni di guerriglia a Macallè fra i pentecostali e gli ortodossi. Quindi sì, ora dobbiamo tagliare, magari faremo un'altra diretta perché le cose da dire sono Tantissime. tantissime. Potete approfondire comunque su voceevangelica.it perché Ci sono degli ci articoli. sono articoli, rassegna stampa, questo film video andrà su Voce Evangelica e sul canale ufficiale YouTube di Chiesa Protestante Unita Nazionale.
Allora vi auguriamo una buona notte e speriamo che qualche perplessità, qualche informazione siamo comunque riusciti a potervela dare e vi ricordiamo che venerdì prossimo vi sarà un'altra diretta e sarà comunicato a breve il tema. Oltre che domenica alle 16 il servizio di vino in diretta, viste le attuali norme Covid. Quindi un caro e fraterno e affettuoso saluto da Andrea Panerini e Marta Torcini e a presto sul canale YouTube e sul canale Facebook di Agape TV.